serve oggi? Praticamente come al solito. Ci potrebbe servire un sovraccarico singolo. Se invece l'abbiamo doppio, cioè nel senso che ho due dischi, due manubri, così, non c'è problema, vanno benissimi. Vanno benissimo. Però anche se ne ho uno soltanto, va benissimo, altrimenti così. Ma davvero quello che abbiamo, bottiglie dell'acqua, dischi, kettlebell, manubri, è indifferente. Gli esercizi sono abbastanza statici per chi non ha ancora frequentato le classi con me, quindi riusciamo a sistemarci e prepararci nel modo migliore lo stesso. Ah, aspettiamo che si colleghino tutti e poi partiamo. Perfetto, possiamo partire col riscaldamento. Allora, per chi non ha mai frequentato le classi con me, piacere, io sono Federico Rona e oggi vediamo la lezione di Pump It Up. Come accennavo all'inizio, ci servirà un sovraccarico singolo, ma se ne abbiamo due non c'è problema, li usiamo entrambi, dipende anche quanto e su quali esercizi vogliamo sovraccaricare un pochettino, adesso poi li vedremo. Partiamo da un breve riscaldamento parte di warm up e poi partiamo con il circuito e con i nostri esercizi. Iniziamo ad alzarci tutti in piedi. Piedi larghezza del bacino, punte leggermente extra ruotate, quindi guardano verso l'esterno. Apro bene il petto, stendo le braccia in avanti e lentamente scendo in accosciata. Più profondo possibile. E rimango per qualche secondo in questa posizione. Mantengo il petto ben aperto e tutto il piede ben in appoggio, quindi non scappo né sulla punta né sul tallone. Cerco di distribuire tutto il carico su tutto il piede. Inizio a fare qualche movimento. Andiamo a fare un pochettino di pulsazioni. E rilasso, scendo ancora in accosciata profonda. Adesso in questa posizione mi sposto leggermente a destra, carico tutto il piede destro e poi mi sposto a sinistra. E di nuovo, destra e sinistra. Iniziamo a rendere confortevole la posizione di massima accosciata. E ora, avanti, mi sbilancio leggermente, il tallone si solleva, e dietro. E così di nuovo. Qualche ripetizione, qualche movimento. Questo ci aiuta a sensibilizzare la posizione del piede. E ritorno al centro. Rilasso le braccia, spingo bene all'esterno le ginocchia utilizzando i gomiti. Mantengo il petto ben aperto, cerco di non chiudermi troppo. Se mi accorgo della mia postura che è un pochettino troppo chiusa, posso mettere le mani vicino ai piedi e da qua spingere bene all'esterno, ma cercando di aprire bene anche il petto. E rilasso. Poso le mani a terra, sollevo il bacino e stendo le ginocchia e ritorno subito giù. Manteniamo sempre le mani a terra e di nuovo sollevo e stendo le ginocchia. Scendo e l'ultima. Quest'ultima invece non scendo più, rimango con le ginocchia distese, il busto flesso in avanti. Mantengo qualche secondo. E vado a divaricare le gambe. I piedi vanno oltre le spalle. Sono sempre al centro e da questa posizione incomincio a molleggiare un pochettino col busto. Lentamente mi sposto sul piede sinistro, continuando a molleggiare. Se sento troppa tensione a livello della coscia, piego leggermente il ginocchio, altrimenti lo mantengo disteso. E lentamente, passando dal centro, mi sposto sul piede destro. Ritorno al centro. Sollevo il busto, stendo le ginocchia e di nuovo tocco terra e risalgo. Mi raccomando, stendo bene l'anca quando salgo. Tocco e risalgo per l'ultima volta. Ora che sono su, siamo in posizione di sumo squat, le punte sono leggermente extra ruotate, scendo in accosciata.
andiamo in accosciata massima, quella che il nostro corpo ci permette con questa apertura di gambe. Mantengo il busto verticale, rimango qua per qualche secondo e inizio a molleggiare un pochettino anche qua. E risalgo. Stringo la posizione dei piedi, mani vicino alle spalle e iniziamo le circonduzioni. Lente controllate e vado ad invertire. Rilasso, stendo il gomito all'esterno, stendo le braccia e ora muoviamo solo l'avambraccio. Circonduzioni e andiamo a scaldare un pochettino il gomito. Cerchi sempre più ampi, mantengo l'omero fermo. E inverto anche qua. Mi fermo, avvicino gli avambracci, incrocio le dita, ultime circonduzioni, mantenendo l'avambraccio vicino, muoviamo solo i polsi. Inverto la rotazione. E mi fermo. Ok, prima parte, riscaldamento warm up l'abbiamo fatta. Partiamo con l'allenamento vero e proprio. Come accennavo all'inizio, per la prima parte lavoreremo solo su un esercizio. Lavoreremo solo sul sumo squat. Poi inizieremo con le combinazioni. Quindi, sumo squat cosa intendo? Andiamo a prendere il nostro sovraccarico. In questo caso io ho il bilanciere, quindi lo poso sulle spalle. Se dovessi avere dei dischi, dei manubri, li vado a posare in questa posizione. Quindi col gomito in avanti. Allargo la posizione dei piedi che va oltre le spalle e da qua lavoriamo sull'accosciata. In questo modo andremo a stimolare maggiormente il gluteo e gli adduttori, oltre che a tutta la coscia. Lavoreremo su un numero alto di ripetizioni con tempi diversi di lavoro, dalle 8 in un tempo singolo, quindi scendo e risalgo veloce, alle 6 dove scendo lento e risalgo veloce. E così dicendo, voi comunque seguitemi e non ci saranno problemi. Prepariamoci a partire. Iniziamo a prendere il sovraccarico. Lo posiziono vicino alle spalle. Allargo la posizione dei piedi. Troviamo una posizione comoda. Petto ben aperto. Controllo bene la zona lombare, attiva. Pronti a partire con 8 ripetizioni veloci, quindi salgo e scendo veloce. Apro il petto, 3, 2, 1, via, scendo e risalgo, 1, 2, arriviamo a 8, 3, le ginocchia seguono sempre l'andamento della punta, 4, 5, 6, 7, l'ultima, e 8, scendo di nuovo, arrivo in massima accosciata, rimango per qualche secondo, attivo bene tutto il piede, tutta la coscia, pronti ai pump, quindi movimenti brevi e veloci, 3, 2, 1, via, 8 pump, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e risalgo, stendo completamente, di nuovo, altre 8 veloci, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai che c'è l'ultima, 8, e scendo di nuovo, rimango immobile, massima accosciata, attivo bene il gluteo, rimango fermo in posizione e via con altri 8 pump, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e distendo bene le ginocchia. Primo andato, ora 6 ripetizioni, ma scendo lento, salgo veloce. Quindi cambia il tempo di lavoro. 6 ripetizioni totali, 3, 2, 1, via. Lento a scendere, veloce a salire. 1, controllo il movimento. 2, 3, 4, 5, 6, scendo di nuovo, abbiamo di nuovo il pump adesso. Controllo e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e su. Adesso cambia di nuovo il tempo di lavoro. 4 ripetizioni, ma in tutte le parti sarà lento lento. Pronti? Via! Lento a scendere e anche a salire lento lento. 1, 2, così, bravissimi. Petto ben aperto, busto verticale. L'ultima. Pronti che poi abbiamo ancora il pump, eh? Scendo, attivo il gluteo al massimo e via. 4 pump, 3, 4 e risalgo. Stringo la posizione e sciolgo un attimo. Pronti che il primo giro è andato, adesso ripartiamo col secondo. L'unica cosa che varierà sarà nella seconda parte, nelle 6 ripetizioni. Prima siamo scesi lenti e risalita veloce. Ora nella seconda parte scendiamo veloce, lento a risalire. Pronti? Partiamo dalle 8, quindi veloce veloce. Apro il petto, trovo la posizione. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, aumentiamo la velocità. 6, 7, 8 e scendo subito. 8 pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Risalgo e riparto subito. Via! 8 veloci. 2, 3, 4, diamoci dentro. 6, 7 e 8, scendo di nuovo. E da qua fermi qualche secondi. Rimaniamo qua. Pronti al pump. 3, 2, 1, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e risalgo. Pronti, come dicevo adesso, si cambia, si scende veloce e si sale lento. 6 ripetizioni, via! Veloce a scendere, lento lento a salire. 1, 2, 3, 4, arriviamo a 6, ne mancano solo 2. L'ultima, scendo, 6 pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, risalgo e ora super lente, 4 ripetizioni, via! Lento, lento e anche a risalire. Dai che ci siamo, poi sciogliamo un pochettino le gambe. Finite le 4 ripetizioni più 4 pump. L'ultima. Inizia a scaldarsi per bene la gamba. E ora scendo, 4 pump. 1, 2, 3, 4, salgo, sciolgo. Molto bene. Dai che abbiamo ancora un giro. In questo giro cambia ancora una cosa. Sempre nella seconda parte andremo a farle entrambe. Quindi 6 con la discesa lenta, salita veloce, pump, 6, discesa veloce, salita lenta.
aumentiamo il lavoro. Posizioniamoci. Pronti a ripartire. Posizioni piedi divaricati appena oltre le spalle. Petto ben aperto, addome teso, zona lombare attiva. Pronti? 8 ripetizioni veloci. 3, 2, 1, via! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultima! E poi 8 pump! Giù e via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, risalgo e riparto subito con 8 complete e veloci, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scendo, pronti al pump! Rimango qua però prima. Mantengo, mi attivo al massimo. 3, 2, 1, pump! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo! Ripartiamo con la discesa lenta e salita veloce, 6 totali, via! Lenti, lenti a scendere, veloci a salire. 1, 2, 3, dai, ci siamo, è l'ultimo giro. 4, attivo al massimo la coscia, l'ultima, pronti al pump e poi si inverte, scendo, 6 pump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, risalgo e ora invertiamo, scendo veloce, salgo lento, 6 ripetizioni, via! Veloce, lento, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scendo, rimango lì. Pronti all'ultimo pump. Siamo verso la fine. Pronti? 6 pump. 3, 2, 1, via. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e risalgo. Non è finita. Ora 4 super lente in tutte le parti. Via. È proprio la fine. Non molliamo ora. Poi abbiamo finito. Possiamo recuperare. 2, 3, andiamo con l'ultima. Pronti al pump. Scendo. Rimango fermo prima. Attivo. Gluteo. Quadricipite. Femorale. Adduttori. 3, 2, 1. Via. 4 pump. 1, 2, 3, 4. Risalgo. Sciolgo e poso il sovraccarico. Recuperiamo un attimo. Bene, bene, bene. La prima parte è andata. Il primo squat singolo. Adesso andremo a fare un lavoro diverso. Sempre con il nostro sovraccarico. Lavoreremo in posizione di stacco singolo. Quindi un piede arretrato, l'altro piede avanzato su quello su cui lavoreremo. Scendo con il busto, quando risalgo stendo bene l'anca, controllo bene la zona lombare, petto sempre ben aperto, in combinazione con portando il carico vicino alle spalle, arretro il piede ancora di più, affondo, quindi stacco singolo più affondo. Lavoreremo prima sul piede destro avanzato e poi sul piede sinistro. Li combiniamo i due esercizi. Andremo a fare 8 ripetizioni di stacco, porto il sovraccarico sopra, e 8 di affondo. Mi raccomando, il piede
tra lo stacco e l'affondo arretra un pochettino di più. Quindi vado a eseguire il mio stacco, porto il carico alle spalle, piede arretra e affondo. Prepariamoci. Quindi sovraccarico avanti, piede leggermente arretrato, il piede che non andrà a lavorare. Apro bene il petto, fondamentale attendere bene la zona lombare, che la sentiremo parecchio lavorare, sarà normalissimo. Mi preparo a lavorare col piede destro. 8 ripetizioni veloci. Pronti? 3, 2, 1, via! Scendo! Risalgo veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andiamo con l'ultima. 8, scendo. Arrivo sotto la rotula, sotto il ginocchio. Pronti al pump che sono 8, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ridistendo, carico vicino alle spalle, il piede arretra e ora 8 affondi, pronti, veloci, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Abbasso il sovraccarico, avvicino il piede, si riparte con lo stacco. 6 ripetizioni, scendo lento, salgo veloce. Pronti? E via! Lento, lento. E su veloce. 1, 2, attivo bene il femorale, la zona lombare. 4, 5, l'ultimo. 6, scendo di nuovo sotto il ginocchio. 6 pump, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, risalgo, carico alle spalle, arretro il piede e 6 affondi, stessa dinamica, scendo lento, salgo veloce, via, lento, lento, su veloce, 1, 2, 3, 4, 5, l'ultimo, 6, abbasso di nuovo il sovraccarico, avvicino, ultima parte, lento in tutte le sue parti, pronti, 4 ripetizioni, via, lento, lento, e lento, lento a risalire, si sente il gluteo lavorare, 4 totali, il piede è completamente in appoggio, 2, 3, l'ultima, 4, scendo, 4 pump, via, 1, 2, 3, 4, stendo, carico alle spalle, al retropiede, 4 super lente, di affondo, via, lento a scendere, lento a salire, dai che abbiamo finito sulla gamba destra. Così, l'ultima, poi piccola sorpresina, scendo anche qua, pronti al pump, sull'affondo, via, 1, 2, 3, 4 e risalgo, pronti a ripartire, gamba sinistra avanzata, stacco singolo, pronti come prima, si riparte dalle 8, 3, 2, 1, via, 8 veloci, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, scendo sotto il ginocchio e 8 pump, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, resistendo, carico alle spalle, al retropiede, 8 fondi veloci, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nuovo giù, come prima, scendo lento, salgo veloce, 6 ripetizioni e via, lento lento, su veloce, il piede arretrato, è solo appoggiato sulla punta, non ci va a aiutare, ci garantisce solo l'equilibrio, 3, 4, ginocchio si piega leggermente, l'ultima, 6, scendo e pump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carico le spalle, piede arretrato, e anche qua 6 affondi dove scendo lento e salgo veloce, via, lento lento, su veloce, 1, 2, somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Quattro. I'm not certain. Yeah, the girls in polite. Cinque. Club every night. That's how it goes. Sei. Giù il carico. Avvicino il piede. Pronti all'ultima parte anche sulla gamba sinistra. Quattro lente in tutte le sue parti. Apro bene il petto. Via. Lento, lento. Sia in salita che in discesa, stendo bene l'anca quando salgo. 2. Tre, andiamo con l'ultima. 4, scendo. E 4 pump. 1, 2, 3, 4. Carico alle spalle, al retropiede. 4 affondi super lenti, via! Così, bravissimi, lenti lenti. 2. 3. 4, scendo di nuovo e 4 pump. 1, 2, 3, 4. Risalgo. Poso il carico. Ma non è finita, parte il secondo giro fra poco, recuperiamo un attimo, tolgo le gambe, se sento tensione anche sul lombare dato che lo stiamo facendo lavorare, letto il busto in avanti, ginocchio leggermente piegato e mi allungo leggermente, pronti a ripartire, prendo il sovraccarico, ripartiamo sulla gamba destra. Piede leggermente arretrato. Anche qua l'unica parte che varierà rispetto al giro precedente sarà la parte di mezzo, la seconda parte. Come prima siamo scesi lenti, ora scendiamo veloce e risaliamo lenti. Mi posiziono, mi preparo per 8 veloci sulla gamba destra. Apro il petto, zona lombare attiva. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scendo e via con 8 pump, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo, carico le spalle, piede che arretra di nuovo e via con 8 affondi veloci, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Carico, si prepara per lo stacco, quindi giù. 6, come dicevo prima, scendo veloce, salgo lento ora. Pronti? Via! Veloce a scendere, lento lento a salire, stendo bene l'anca quando sono su. E di nuovo. 2. 3. Sempre sulla gamba destra. L'ultimo. Scendo di nuovo e 6 pump. 5, 4, 3, 2, 1. E sopra le spalle ora. Arretro. Stessa cosa, scendo veloce, salgo lento. Questo è bello tosto. 6 ripetizioni. Via. 1. 2. 3. 4. 5 e 6. Prepariamoci per l'ultima parte. 4 stacchi. Lenti, lenti. Pronti? Via. Lento. La discesa è lenta, la salita. Così. 2. 3. Scendo di nuovo dopo la quarta. E 4 pump. 3, 2, 1. E su. Arretro, pronto all'affondo. Super lento anche qua. Via. 1. 2. 3. 4. Scendo anche qua. E 4 pump. 1. 2. 3. 4. E su. Cambio. Ora lavoriamo sul sinistro. È che stiamo facendo l'ultima parte. Mi posiziono per lo stacco. 8 veloci anche qua. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, attivo bene il gluteo, il femorale. E l'ultima, scendo. E 8 pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carico sulle spalle, piede che arretra. 8 affondi veloci. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultima. 8. Abbasso il carico, avvicino il piede. 6 stacchi, discesa veloce, risalita lenta. E via. 1. 2. Dai che siamo già a metà. 4. L'ultima. Scendo. E 6 pump. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sul carico. Piede retra. 6 affondi dove scendo veloce e risalgo lento. Via. 1, 2, 4. E l'ultima. Carico scende, siamo alla fine. Pronti alle 4 lente di stacco e 4 pump. 3, 2,
Uno, via. Lento, lento. Il piede arretrato, appoggia solo sulla punta, come sempre. Due, tre, l'ultima, e poi pump. Quattro, scendo. Quattro, pump. Tre, due, uno, e su. Carico alle spalle, siamo alla, proprio alla fine. Pronti all'affondo, quattro lentissimi, via. Uno, due, tre, quattro, e giù di nuovo. Quattro pump. Uno, due, tre, quattro, e su. Posso posare il sovraccarico. Recuperiamo un attimo. Molto bene, anche questa parte è andata. Adesso recuperiamo un attimo, se dobbiamo beviamo un goccino d'acqua, e poi andremo a fare la parte dove andremo a stimolare la parte superiore. Andremo a combinare due esercizi. Andremo a fare il nostro push-up classico, dove lavoreremo su tre ripetizioni. Terminate il nostro ciclo, ci giriamo a pancia in su, e da questa posizione lavoriamo sul floor press a gomito stretto, quindi sempre distensione del braccio, ma lavoriamo a gomito stretto come se andassimo a fare una super serie dello stesso muscolo, e in più andiamo ad integrare anche il tricipite, che lavorava un pochettino di meno nel push up col gomito largo. Se non riesco a fare il push up con le ginocchia distese, lo faccio sulle ginocchia posate a terra. L'importante è che stendo l'anca e attivo addome e gluteo. Iniziamo a prepararci. Quindi mantengo il sovraccarico vicino. Partiamo e facciamo tutto il nostro ciclo del push up. Quindi lavoriamo solo su tre ripetizioni, ma veloci. Pump, lente in una parte. Pump, lente in tutte le parti. E poi passiamo al sovraccarico, pancia in su. Mi posiziono per il push up, mani appena oltre le spalle. Apro bene il petto. Come prima, o lavoro stendo con le ginocchia distese o posate a terra. Pronti? 3, 2, 1, e via! 3 push up veloci! 1, 2, 3, petto che sfiora il pavimento! 3 pump! 1, 2, 3, ridistendo! E ora 3 push up, ma la prima parte, mi scendo la parte eccentrica lenta, salita veloce. Pronti? E via, sempre tre. Uno. Adduco bene le scapole mentre scendo. Due. Tre. Petto che sfiora ancora il pavimento, pronti al pump. Via. Uno. Due. Tre. Ridistendo. Ora il più tosto, lento in tutte le parti, via, sempre tre, lenta la discesa, lenta la salita, uno, due, tre, l'ultima, dobbiamo solo fare il pump, via, uno, due, tre, ridistendo, mi giro, pancia in su, prendo il mio sovraccarico, la presa è stretta, il gomito è stretto, partiamo dall'alto, adduco bene le scapole, quindi si avvicinano una all'altra, pronti per 8 ripetizioni veloci, 3, 2, 1, via, 1,
feeling like it never ends. Back again, square one. 4 Try to 5 6 7 E 8 Scendo, il gomito sfiora il pavimento. E 8 pump. 1 2 3 4 5 6 7 8 E ridistendo. Prima parte andata. Ora discesa lenta, salita veloce. 6 ripetizioni totali. Pronti? E via. Lenta la discesa, veloce la salita. Scapole rimangono sempre addotte. Il petto ben aperto. 3 4 Arriviamo a 6. L'ultima. E ora ancora, scendo, gomito che sfiora il pavimento. 6 pump. 1 2 3 4 5 6 Ridistendo. Ultima parte. 4 super lente in tutte le parti. Pronti? E via. Controllo il movimento. Le scapole rimangono addotte tutto il tempo di lavoro. 2 3 L'ultima. Solo il pump ci resta. Scendo. E pump. 1 2 3 4 Poso il sovraccarico. Recupero un attimo. Sciolgo. Pronti che adesso ripartiamo, eh? Ripartiamo con l'ultimo giro. Questa è bella tosta. Tolgo un pochettino anche le spalle, che vanno a lavorare quando eseguiamo il push up, quando lavoreremo sul floor press. Pronti a ripartire? Ripartiamo sul push up. Come prima, l'unica parte che cambia è quella di mezzo, dove prima siamo scesi lenti, ora scendiamo veloce, salita lenta. Stessa cosa andremo a farlo sul floor press. Mi preparo. Inizio a posizionarmi per il push up. Quindi mani appena oltre le spalle. Ci siamo, pronti a partire. Petto rimane aperto, mi raccomando, le scapole si adducono mentre scendo. E si avvicinano l'una all'altra. Mi posiziono. 3 2 1 Via. 3 push up veloci. 1 2 3 Scendo. E 3 pump. 1 2 3 Ridistendo. Ora cambia. Scendo veloce, salgo lento. 3 totali. Via. 1 2 3 E ora pump. Via. 1 2 3 Ridistendo. Dai che siamo alla fine. 3 super lente in tutte le parti. Via. Uno. Due. E tre. Ultimo pump. E poi il push up è andato. Aspetto che sono al pavimento. E via. Uno. Due. Tre. Pronti, ci giriamo subito. Prendo il mio sovraccarico. Apro bene il petto, adduco le scapole. In questa posizione possiamo lavorare con le gambe distese o leggermente raccolte. Pronti? 8 veloci. 3 2 1 Via. Ancora 7 6 5 Il gomito è stretto. 3 2 L'ultima. Scendo. E 8 pump. 1 2 3 4 5 6 Ridistendo.
come prima, ora varia. Quindi scendo veloce, risalgo lento. Dai totali, via! Veloce a scendere, lento, lento a risalire. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ora sei pump, il gomito scende e via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ridistendo, ultima parte, quattro super lente, via. Gomito stretto, petto ben aperto. Uno, due, tre. Lenta la salita e quattro. Scendo per l'ultima volta, quattro pump. Via, uno, due, tre, quattro. E poso il sovraccarico. Recuperiamo un attimo e poi andremo a eseguire l'ultima parte. L'ultima parte tutta dedicata all'addome. Anche qua ancora sciolgo un pochettino. Se devo bere un goccino d'acqua, bevo un goccino, mi asciugo e prepariamoci. Nel frattempo che recuperate, vi spiego cosa andremo a svolgere per l'ultima parte. L'ultima parte tutta dedicata all'addome. Ci saranno all'interno tre esercizi. Esercizio numero uno sarà un V-up alternato. Cosa vuol dire? Io stendo braccia e gambe, salgo ma vado solo con la mano destra a toccare il piede sinistro, scendo e inverto. In totale sono 8, quindi 4 e 4. Poi abbiamo 8 hollow rock, quindi stendo braccia e gambe e da qua con la zona lombare schiacciata a terra, oscillazioni, 8 oscillazioni complete. Se non riesco a eseguire le oscillazioni, rimango in isometria fino a quando non conto 8. E poi per l'ultima parte, ancora sovraccarico ci serve. Steso, con i gomiti stesi all'altezza delle spalle, ne andremo a eseguire 8 Russian Crunch. Lento e controllato. Quindi sollevo solo le spalle, lo sguardo in alto. Recupero e ripartiamo. Pronti? Prepariamoci, sdraiamoci sul tappetino. Primo esercizio, saranno V-up alternati, 4 e 4, totale 8. Mi sdraio, tendo braccia e gambe. 3, 2, 1, via. E alterno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il primo è andato. Ora stendo braccia e gambe, pronti a oscillare. Immagino di disegnare un semicerchio con il busto, zona lombare sempre schiacciata. Pronti? 8 hollow rock, altrimenti rimango fermo in isometria se non riesco. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendo il sovraccarico adesso. Sono posizionato all'altezza delle spalle, gomito disteso, pronti a 3, 2, 1, via! Lento e controllato, lenta la salita e la discesa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
l'ultima. 8, recupero. Abbiamo 20 secondi di recupero e poi giro dopo. Pronti? Rimaniamo lì. 10 secondi, pronti a ripartire col V-up alternato. 3, 2, 1 e via. 8 totali. 4 e 4. E 8. Molto bene, pronti all'Hollow Rock. Oscillazioni, stendo braccia e gambe. 3, 2, 1, via. Oscillo. 1, 2, 3, 4, 5, ultime 3. Ancora 2, l'ultima. E recupero. Bravi, bravi. Prendo il sovraccarico. Lo posiziono all'altezza delle spalle. Gomito disteso. Mi raccomando, salgono solo le spalle. Lo sguardo sempre in alto. 3, 2, 1. Via. Russian crunch lento e controllato. 1, 2, 3, sollevo solo le spalle, 4, 5, 6, 7 e l'ultima, 8, molto bene, recuperiamo ancora 20 secondi e poi ripartiamo da capo, ultimo giro, dai non molliamo, ancora 10 secondi. 5, mi preparo, V-up alternato, 2, 1 e via, 8 totali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, molto bene, ora 8 oscillazioni. Mi raccomando, devo rimanere fermo in posizione, oscillo solo, mi aiuto con le gambe leggermente per oscillare. Mi preparo, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, molto bene! Adesso sovraccarico, gomito mi raccomando rimane disteso, movimento è breve, ecco perché andiamo veloci, manteniamo una tensione costante, mi preparo, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultima e 8, bravissimi, poso il sovraccarico, recuperiamo e anche la parte sull'addome è andata, recuperiamo, beviamo un goccino d'acqua, ci asciughiamo se dobbiamo e poi facciamo l'ultima parte, allungamento. Così torniamo come nuovi. Quando siamo pronti, sediamoci sul tappetino. Ok.
Allora, unisco le piante dei piedi. E lentamente, aiutandomi con l'espirazione, quindi inspiro profondamente dal naso, espiro dalla bocca, mi allungo in avanti. Ogni volta che espiro, mi allungo sempre un pochettino di più. Se non riesco ad andare in avanti con le mani, scendere con il busto, posso afferrare le punte dei piedi e fare una leggera trazione. Rilasso, poso la mano destra sul ginocchio destro, la mano sinistra va leggermente dietro di noi e da questa posizione stendo il braccio destro, porto in allungamento l'adduttore destro. Continuo a respirare profondamente, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Rilasso e vado ad invertire. Poso la mano sinistra sul ginocchio sinistro, mano destra scivola dietro e stendo il gomito. Porto in tensione l'adduttore sinistro e continuo a respirare. E rilasso. Stendo la gamba destra, la gamba sinistra rimane raccolta e da questa posizione mi allungo sulla gamba destra. E rilasso, vado ad invertire, quindi ora stendo la gamba sinistra e raccolgo la gamba destra e mi allungo sulla gamba sinistra. Rilasso, stendo entrambe le gambe adesso, piego leggermente il ginocchio, apro bene il petto e mantenendo il petto ben aperto mi allungo in avanti.
e rilasso. Mi sposto in posizione di quadrupedia. Mi siedo sui talloni. Scivolo con le mani in avanti e porto il petto verso il basso. Poso la fronte sul tappetino e rilasso il tratto lombare. Salgo con il busto, rimango seduto sui talloni, poso il dorso della mano sulla coscia, inspiro profondamente dal naso, le braccia salgono insieme allo sguardo, si uniscono, scendono lentamente e espiro profondamente dalla bocca. Ultima volta. E abbiamo finito per oggi. Vi faccio collegare un attimo l'audio.